Nicola, eccoci di nuovo, ultimo appuntamento. Oggi vedremo gli ultimi tre articoli della legge 129 del 2004 dedicata al franchising, articoli 7, 8 e 9, anche se il 9, no? 9 sorpassato dai tempi. Quindi diciamo che ci concentriamo più sul 7 e l'8 e poi vediamo un pochino che cosa ne esce. Tanto si parla, articolo 7. Conciliazione, quindi finalmente si litiga un pochino, quando si litiga, se si litiga, diciamo che non si dovrebbe mai arrivare a litigare, lo abbiamo detto tantissime volte che insomma i contratti fatti bene e le impostazioni del franchising fatte bene dovrebbero non portare le parti a discutere, però ahimè a volte Sì, succede. a volte capita e anche in questo senso la prevenzione che passa attraverso una buona redazione del contratto e un'ottima valutazione della proposta che ci viene fatta, in linea di massima ci dovrebbe aiutare. Però chiaramente stiamo parlando di relazioni umane e relazioni complesse, quindi il fenomeno poi della lite in qualche modo può inserirsi, perché Certo. comunque ci sono, normalmente, insomma, ci possono essere divergenze fra gli interessi delle due parti contrattuali. Allora, anche in questo caso, Andrea, la legge non ha un carattere in qualche modo imperativo, perché in qualche modo ci dà dei suggerimenti su quello che possiamo fare, ma non ci obbliga a inserire nei nostri contratti alcune clausole. Andiamo nello specifico. Allora, innanzitutto parliamo dell'articolo 7 che parla della conciliazione e dice testualmente che per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che prima di adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso le camere di commercio. Questo vuol dire Allora, che non è obbligatorio che sia già scritto al esattamente, contratto. non è obbligatorio che ci sia questo tentativo di mediazione. Può essere scelta questa opportunità. Diciamo pure questo, a parte si conclude questo articolo con riferimento a quello che era il decreto legislativo 5 del 2003 che aveva introdotto, ma questo ormai è sorpassato dai tempi, una procedura per le controversie in materia societaria che era veramente un terno all'otto, era una specie di gioco dell'oca giuridico, con un rimbalzo di termini che le parti si davano. Era un fenomeno allucinante, fortunatamente è sparito. Quindi, al netto del fatto che non c'è più questo riferimento normativo, questo articolo ci dice tre cose. Ci dice sostanzialmente che ci sono tre modalità per gestire la lite. Nel corso del tempo, nel corso di questi ultimi anni, il tentativo di deflazionare il contenzioso giuridico è passato attraverso l'introduzione di quelle che si chiamano le modalità alternative di gestione della lite. E quindi si è sempre più incentivata la mediazione e la conciliazione. Arriviamoci per gradi. Allora, iniziamo a dire che ci sono tre modi per poter risolvere una controversia legale. Due sono, come dire, classici e sono il processo civile e l'arbitrato, che hanno profonde differenze fra di loro, differenze più pratiche che non di, come dire, di struttura del meccanismo. Il processo civile è amministrato dalla magistratura, organo dello Stato, è regolato dal codice di procedura civile. Ha un grado, se vogliamo, di certezza rispetto al suo svolgimento, proprio perché c'è il processo, c'è la Certo. procedura, ha dei costi relativamente così, preventivabili, perché per esempio l'iscrizione al ruolo di un processo civile si va attraverso il pagamento di un contributo unificato che è dato in funzione del valore della causa. Ha un po' il limite, come tutti sappiamo, della durata. Ora, la durata dei processi in qualche modo è andata migliorando, Quindi è ma stato alleggerito un pochino tutto il procedimento dei processi, scusa il gioco di parole, dai procedimenti alternativi o no?
Beh, c'è una grossa differenza perché un processo civile comunque i suoi dai 2 ai 3 anni dura. Li dura. Mettiamoci Quindi, l'anima in pace, insomma. sì, no, poi vabbè, lasciamo perdere in questo periodo di Covid nel quale c'è una sorta di grossa sospensione di tutta la vita processuale, però vabbè, al netto di questo comunque il processo civile il suo tempo lo occupa. Ce lo dobbiamo mettere in conto. Però diciamo ha anche i suoi gradi di certezza, come dicevo, perché comunque sia c'è un meccanismo ben definito. L'alternativa, sempre nel contenzioso, ecco, distinguiamo fra queste due parti, c'è un tentativo, c'è una conciliazione e c'è un contenzioso. L'alternativa al processo civile nell'ambito del contenzioso è l'arbitrato. L'arbitrato che cos'è? È la devoluzione a degli arbitri privati della stessa causa che tratterebbe il tribunale. Quindi mentre da una parte abbiamo il magistrato, organo pubblico che amministra la giustizia, dall'altra possiamo scegliere che ci sia un collegio arbitrale scelto con le modalità che di solito avvengono, quindi attraverso per esempio le camere arbitrali delle camere di commercio o attraverso la nomina fatta dal presidente del tribunale, si dà l'incarico di risolvere questa stessa controversia. Ora, qui siamo questo per cultura generale, così te lo vorrei far dire. Sono definitive? C'è possibilità di appello come nei giudizi? Funziona esattamente come un procedimento? Salvo che non ci siano questioni di dolo, okay, o questioni di vizi procedurali. Quindi io concludo un arbitrato, quello che l'arbitro decide, io sono obbligato ad accettare. Semplificandoci la vita, sì, poi è chiaro che entrando nel cavillo... Non dobbiamo parlare di arbitrato adesso, però volevo dare una linea. Però qui stiamo parlando del contenzioso sempre, cioè vale a dire di una situazione nella quale si è l'uno contro l'altro armati e nel quale ci sarà poi una parte terza, che sia il collegio arbitrale, che sia il magistrato, che dirà chi ha torto e chi ha ragione, chi è condannato per esempio a risarcimento. E diciamo, tutto sommato ha una sua linearità, una sua logica e spesso una sua necessità. Parliamo di una cosa diversa poi. La mediazione è qualche cosa che non ha a che fare con la reciproca recriminazione, ma ha a che fare con la ricerca di un punto d'equilibrio. Diciamo che c'è la volontà da entrambe le parti di non voler arrivare a un gradino superiore, insomma. Quello che si definisce l'animus conciliandi, cioè la volontà che hanno entrambe le parti di trovare un punto di accordo. È chiaro che due parti che comunque si sono trovate a litigare il punto d'accordo per il momento non l'hanno trovato. Certo. Allora interviene una terza figura che è il mediatore, che fa esattamente questo lavoro, mette le due parti in due stanze diverse, le ascolta separatamente, ne ascolta le ragioni, cerca di trovarne gli elementi in qualche modo utilizzabili per poter fare, per proporre l'accordo, e cerca di costruire assieme a loro l'accordo. Quindi non c'è più buono e cattivo. E se vogliamo, in un'ottica di business, in un'ottica commerciale, è qualche cosa che ci può anche piacere di più. Parliamoci chiaro, quando si litiga ognuno di noi vuol vedere scorrere il sangue e il sangue dell'avversario. Però se ragioniamo secondo quello che è il grande criterio che dell'imprenditore, che è il business plan, tutto sommato una conciliazione che ha tempi certi, perché parliamo di circa 6 mesi, anzi lo stabilì in 6 mesi per la definizione dell'accordo, costi molto contenuti, anche perché proprio per agevolare questo tipo di modalità ci sono agevolazioni fiscali importanti, quindi abbiamo tutta una serie di vantaggi. Oh, una cosa abbiamo detto anche prima, torniamoci, mentre il processo civile poi tutto sommato ha dei costi quantomeno certi e preventivabili, quando si tratta di instaurare un arbitrato noi dobbiamo mettere in considerazione di dover pagare i 3 arbitri, quindi non c'è lo stipendio dello Stato che copre le spese del magistrato, ma bisogna pagare i 3 arbitri e il proprio legale. Quindi diciamo che in linea di principio, se si riesce tra le parti a trovare un accordo, è sempre la soluzione migliore, ma questo ci dovrebbe dire il buon senso. L'arbitrato mi capita molto spesso di trovarlo in contratti non ragionati,
Perché se noi ragioniamo sul fatto che in Italia abbiamo a che fare, specie anche nel franchising, con imprese molto piccole, con fatturati o anche con come dire, litigiosità su aspetti economici relativi, tutto sommato introdurre l'arbitrato può essere economicamente sproporzionato. Quindi non mi sembra qualcosa di pienamente... Anche perché spesso si arriva a questo per questioni di principio, no? Ma la questione di principio è una questione inquinante, perché se ci fermiamo al dato essenziale, che stiamo parlando di business, stiamo parlando di impresa, alla fine la questione di principio non stride. Stride, sì, vabbè, io da imprenditore trovo le cause una perdita di tempo incredibile. Assolutamente trovo un modo per risolvere, è andata male, trovo un modo per chiuderla insieme, si perde entrambi, forse, non so, io la vedo così. Il break even point è, però almeno vado avanti, lavorare. L'obiettivo del bilancio è tutto ciò che vogliamo da un'attività d'impresa. Se nel nostro foglio Excel improvvisamente inseriamo una voce incerta rispetto ai tempi e rispetto ai costi, come un qualsiasi... Anche la definizione, poi, no? Non è detto che ci diano ragione. Quindi... Quindi a quel punto, tutto sommato, dobbiamo, sempre in quest'ottica imprenditoriale, cercare di gestire una crisi attraverso la modalità meno dispendiosa in termini di costo, di tempo e di preoccupazione. Certamente. Quindi sicuramente poi la conciliazione ha profondamente senso e valore. Poi all'8 abbiamo l'annullamento del contratto, quindi quella situazione che spaventa sempre tanto franchisor e affiliati, dove oddio è successo qualche cosa, come ne esco, come non ne esco, ecco, cause, giudizi, allora, e cose varie, oppure? Diciamo una cosa, che anche in questo caso potremmo quasi definire l'articolo 8 della legge 129 un articolo un po' pleonastico, non voglio dire inutile, ma insomma... non è quello che poi risolve magicamente tutti i problemi che possono insorgere. Fortunatamente non c'è soltanto l'articolo 8 della legge, ma c'è anche per esempio il codice civile che ci aiuta a stabilire dei criteri per uscire da un contratto. Bravo, questo ricordiamolo, perché tantissime volte quando lavoriamo sui contratti le persone si trovano bloccate perché dicono ma il contratto non prevede questo, non prevede quell'altro. Ricordiamo sempre che esiste un codice dietro al contratto che ovviamente ti tutela a prescindere. Quindi... Guarda, se non erro, ne abbiamo parlato in un'altra delle nostre chiacchierate, il famoso contratto blindato è una bellissima espressione, ma difficilmente ha un senso da un punto di vista pratico, razionale e legale, perché al di là di quello che dicono gli articoli del contratto, poi c'è il codice civile. Quindi parliamo prima un attimo di questo, prima di entrare nell'articolo 8. Comunque stiamo parlando di un contratto a prestazioni corrispettive. Io ti pago la royalty e tu mi dai una serie di servizi. Io ti ho pagato la fee d'ingresso, tu mi dai l'allestimento e mi dai la formazione iniziale. Se questo meccanismo di dare e avere si interrompe da qualche parte, perché io ho pagato la mia fee d'ingresso, però la formazione non è stata erogata, io ho pagato il canone per il software, ma il software mi è stato dato su floppy disk che non possono essere aperti con nessuno strumento moderno. Se per esempio il mio affiliato non paga le royalty, non è che c'è bisogno di scriverlo nel contratto. Certo. Che l'inadempimento causa la risoluzione del contratto. Posso poi andare a fare clausole sostitutive espresse, ma qui non vorrei fare una lezioncina di diritto, quindi che magari ce la teniamo. Però comunque sia, c'è sempre il cappello del codice civile che ci dice che l'inadempimento causa la risoluzione del contratto. Però questo articolo 8 devo dire che a me piace, perché sottolinea il fatto, e purtroppo nel franchising avviene spesso, che non devi dare informazioni false, o possiamo considerarle anche omissioni, no? Allora, riprendiamo un po' il discorso dal principio di questa famosa legge 129. Su che cosa si fonda? Sulla informativa precontrattuale. La legge 129 ci accompagna in quel percorso che va fra la conoscenza di un imprenditore franchisor nella valutazione della sua proposta commerciale, della sua rete di franchising, è il momento in cui stipulo questo contratto. Quindi
tipicamente il focus della legge 129 è sulla fase pre-contrattuale. Che okay? Poi paradossalmente, io ti posso dire, da lo vedrai anche tu da sviluppatore, che quella è la parte più carente in molti dei brand. Cioè le informazioni pre-contrattuali molto spesso non vengono fornite. Ti dico, c'ho 50 punti operativi, non ti dico quanti ne ho chiusi nel corso degli anni. Cioè spesso queste informazioni vagano nell'etere, vengono omesse e invece sono informazioni importanti nel momento in cui bisogna prendere una decisione. Assolutamente sì, quindi se vogliamo sì, parlare delle cose brutte che abbiamo visto chi si è affidato a bellissime brochure patinate e non ha letto un business plan o contratto. Esatto. L'informativa pre-contrattuale non è un bello stand molto ben allestito. L'informativa pre-contrattuale è una valutazione, una sorta di due diligence che faccio prima di poter aderire. Allora, a che cosa serve l'articolo 8? Al di là del fatto che c'è comunque un codice civile che mi tutela, serve a dire che quell'informativa precontrattuale è talmente importante che se le informazioni sono false il contratto è annullabile, quindi è una sottolineatura in rosso del fatto che tutto quello che è stato detto fino adesso non è poi acqua fresca. Certo. L'informativa precontrattuale comunque ha un effetto perché nel momento in cui non la rispetto qualche cosa succede, qualcosa di grave. No, ovviamente annullabile non è nullo. Oh sì, certo. La nullità del contratto è una patologia talmente grave da renderlo qualcosa di inesistente. Certo. L'annullamento del contratto è qualche cosa che poi, per esempio, ci costringe anche a farla pronunciare, quindi non è qualche cosa che io la do, come dire, morta in natura e quindi automaticamente decade tutto quanto. Comunque avrò necessità di una pronuncia su questo e comunque avrò una serie di valutazioni, anche perché continua l'articolo 8 dicendo che comunque ho anche diritto al risarcimento del danno. Anche in questo caso, pure se l'articolo 8 non ce l'avesse detto, il risarcimento del danno è qualcosa che è connaturato al fatto che una parte è stata, ha avuto un comportamento illegittimo. Quindi il risarcimento del danno comunque è qualcosa che posso andare a cercare di ottenere, dimostrando evidentemente. Però diciamo, tutto questo compone e chiude il discorso rispetto all'informativa precontrattuale. Quindi quello che ti devo dire, anzi, partendo ancora prima dall'articolo 1, facendo così un rapido excursus di quello che è stato la nostra descrizione della legge 129. Chi sono le parti che si incontrano? Da una parte c'è un imprenditore, anzi, ci sono due imprenditori. Uno che ha già fatto un percorso che l'ha portato a costruire una realtà, che è la sua rete commerciale, perché ha già sviluppato e testato sul mercato la formula. L'altro è comunque un imprenditore che ha diritto di ricevere tutto quel pacchetto di informative precontrattuali, di ricevere tutta quanta la formazione, diritto di proprietà intellettuale e industriale che compongono la rete, ha diritto di ricevere tutto quello che è indicato nell'articolo 4 come informativa precontrattuale, ha diritto di essere seguito rispetto al percorso che lo introduce in questa rete, ha la necessità poi di adeguare una serie di doveri rispetto al punto, per esempio, di non cambiare la propria sede operativa, rispetto al tipo di comportamento. Quindi l'articolo 8 va a chiudere questo cerchio e dice sì, però se mi hai detto una bugia, questa la paghi. È ovvio. Allora, diciamo che, come abbiamo detto, l'articolo 9 ha ben poco da dire, perché tanto... Sì, l'articolo 9 erano le norme transitorie che servivano alla data del 24 maggio 2004 per dire che cosa sarebbe successo ai contratti in vigore all'epoca nella trasformazione. Quindi la possiamo tranquillamente tralasciare. Nicola, siamo arrivati a 7 anni e quindi possiamo più che altro fare una riflessione su come sta, qual è lo stato di salute della legge 129. Certo. Sono passati oramai quasi 20 anni, è un tipo di legge che comunque aderisce ad un modello, l'abbiamo già detto, lo rinominiamo, il modello Unidroit, che è un modello che è ampiamente utilizzato in tutta Europa. Ci sono state nel corso del tempo, da parte anche delle associazioni di categoria operanti in Italia, alcune
proposte, alcuni suggerimenti di integrazione. Al momento non mi risulta che ci siano disegni di legge che vanno a concretamente a modificare questa legge. Funziona? In linea di massima sì. Anche perché ricordiamoci che non c'è soltanto la legge 129 a aiutarci in questo percorso, perché c'è pure il regolamento comunitario 330 del 2010 che ci dice... Dove io ti ruberò un'altra serie. Assolutamente sì. Che ci dice quali sono le clausole che io posso inserire in un contratto. C'è il codice civile che comunque sia regola tutti i rapporti fra le parti in materia contrattuale, quindi inadempimento, risarcimento del danno e via discorrendo. Diciamo che insomma, vabbè, l'analisi della legge la possiamo concludere qui. Abbiamo mantenuto la nostra promessa, abbiamo visto insomma un pochino tutti gli articoli. Quindi a questo punto io ti ho strappato due promesse su due altri argomenti che andremo a trattare insieme. E quindi ci rivediamo molto presto. Io, Nicola, intanto ti ringrazio per averci accompagnato un po' in questo viaggio, per averci un po' guidato. Grazie a chi ha avuto la pazienza di ascoltarci. E grazie ancora ed a presto.